Thank you.
Thank you.
Eccoci qua. Alla fine Geppetto muore, ci sono tutti i burattini col guanto dell'infinito. Mi piace come storia. Ciao, cane pazzo, mi spiace. Anche perché siamo belli avanti adesso. Io sono ineggeppettabile. E andiamo avanti, signore e signori, benvenuti nella seconda puntata del nostro fantastico Lies of P, Le bugie di Pinocchio. Per chi si fosse perso, per chi si stesse connettendo o stesse facendo rewatch di questo video in differita, eccomi, vi faccio un breve recap di quello che è successo nel primo episodio. Ci siamo risvegliati. Siamo poco avanti rispetto alla demo, cane pazzo. Al nostro caro Pinocchio è stato risvegliato dalla fata turchina e di fatto era all'interno di un treno. Questo ci ha permesso di capire un pochino il world building, un po' l'atmosfera che si respira all'interno di questo titolo, che vi ricordo è un Souls-like. Siamo in una Inghilterra vittoriana, in questo momento siamo in un'Inghilterra vittoriana, quindi molto tra... probabilmente più alla Sherlock, più alla Sherlock per intenderci, anche dagli abiti mi danno molto quell'impressione. E in sostanza devo anche capire quello che fino ad ora mi è chiaro, ecco, del gioco. E in sostanza il nostro Pinocchio è stato risvegliato alla fata turchina nella città di Kart. Sì. Sarà Kart, spero di sì. Dove, all'interno di questo universo, i burattini sono stati fabbricati da qualcuno. Geppetto è sicuramente uno di coloro che ha scoperto che i burattini potevano essere, diciamo, portati in vita grazie all'utilizzo dell'ergo, una pietra, che permette appunto ai burattini di poter interagire con gli umani. Dopo l'invenzione, per così dire, dei burattini umanoidi, sembra quasi che ci sia un piccolo processo per i quali gli alchimisti, coloro che trattano le pietre, quindi questa pietra, l'ergo, portano in vita i burattini. Quindi questa città di Kart, è stata improvvisamente, diciamo, inondata da un'economia florida, grazie appunto a questa industria di burattini che permettevano di fare, no, le azioni, aiutare gli uomini, e quindi avevano preparato una specie di expo. Avevano preparato una specie di expo per mostrare proprio quanto prosperosa fosse questa città. Tuttavia, durante una giornata, improvvisamente, i burattini si ribellano e in una notte fanno strage degli uomini, delle persone presenti all'interno di questo paese. Da qua. Ed è alcuni giorni dopo che viene risvegliato Pinocchio ed è lì che inizia la nostra storia. Altri dettagli importanti in realtà di quello che ci circonda sono i seguenti. I burattini sono stati inventati con scopi ovviamente, diciamo, non malefici. Ecco, devono aiutare l'uomo. E avevano una specie di grande patto che permetteva a loro di non nuocere agli umani, di seguire, sono una specie di comandamenti, di seguire gli ordini dei propri creatori, di non mentire mai, questa forse è il più grande, diciamo, è la più grande regola a cui Pinocchio, anche quello che conosciamo noi, non va a sottostare, no? Lui può mentire, Pinocchio può mentire, noi possiamo mentire. E ovviamente non uccidere, non nuocere, non uccidere gli umani. Sembra che improvvisamente, durante questa nottata in questa città,
i burattini si siano ribellati e abbiano cominciato a dare di matto. Pinocchio arriva, nella prima puntata l'abbiamo fatto, Pinocchio arriva al villaggio, scopre chi l'ha chiamato, ovvero la fata Turchina, scopre di avere anche il grillo parlante con sé in questa lanterna che ci accompagna durante il viaggio, e la prima missione è quella di andare a salvare Geppetto. Geppetto l'abbiamo salvato, Geppetto ci incarica di fermare la produzione di burattini alla fabbrica della città, perché sembra che i burattini abbiano preso, diciamo, quasi in autonomia la produzione di ulteriori burattini per aumentare questa specie di esercito, che non sappiamo effettivamente quale sia il suo fine ultimo. E nell'ultima live abbiamo proprio chiuso il cerchio fermando la fabbrica. Quindi questo era il recap di tutto quello che abbiamo fatto. Pinocchio ha appena fermato la produzione di ulteriori burattini e ora si accinge ad andare avanti. Questo è un po' il recap di tutto quello che, è successo. Spero che la chat ti possa aiutare, Salernit. Allora, chiusa la fabbrica, noi possiamo andare avanti. Io ho visto che nella live di oggi pomeriggio c'era... Si poteva andare avanti tramite questa strada e entrare all'interno di una miniera. Così impari a fare il pirla. Ok, l'ho fatto anch'io il pirla. Molto bene. Il combattimento è smooth e il sistema adesso non... Abbiamo visto anche un po' le weapon art, come si cambiano, eccetera. Sembra molto, molto pulito il gioco. Siamo arrivati a questa miniera. Il VOD della prima puntata, sì, è quello di oggi pomeriggio. Puoi rivederlo assolutamente. Tanto poi lo ricaricherò anche su... No! Porca... Sono morto. E lì c'erano le mie... No. È tutto a ultra, sì. È tutto a ultra e siamo a 200 fps. È una goduria per gli occhi, raga. Dimmi Nicolas se ci sono dei problemi, se non riesci a ritrovarlo. Comunque... Lo caricherò anche su YouTube. Probabilmente voi lo state rivedendo su YouTube in questo momento. E via. Per non essere della From Software è davvero ottimizzato bene. Allora, io in realtà non ho una missione che mi dice di andare da questa parte, credo, almeno. Anche perché le missioni qua non mi sembra che ci siano, di fatto, no? Ho le mie stats. Ma porca paletta. Quella, bel fendente. C'ha un che di tutto. Provo a spiegarvi l'originalità del sistema di combattimento di questo gioco. Allora, il parry è in due... si può fare in due modi. Perfetto o non perfetto. Se non lo fai perfetto, si funziona come Bloodborne, dove puoi recuperare i danni che ti ha inflitto l'avversario qua adesso. Ok, vabbè, lo faccio vedere ora. Adesso io mi faccio attaccare col parry non perfetto e lui mi infligge del danno. In alto a sinistra vedete che ho la vita. Se faccio danno la posso recuperare. Poi c'è il parry perfetto. Il parry perfetto invece funziona ovviamente a timing. Devi
devi prendere bene il tempo nel momento esatto in cui lui ti tira ovviamente il colpo. E poi c'è una piccola influenza alla Sekiro, ma quella ve la faccio vedere dopo, se... Sbagliato. Questa è l'influenza di Sekiro. Quello che avete visto è un colpo che va per forza parato. Non può... Cioè, o lo pari perfettamente o lo subisci. Quindi è parata perfetta o niente. Dovrei mostrare alla mia chat un paio di parry perfetti. Il parry perfetto, in sostanza, ti permette di rompere rompere l'arma all'avversario se lo fai più volte. In questo caso gli ho distrutto il piccone. Vedete che ora ha soltanto un bastone in mano. E in più ti carica... non ti fa perdere vita. Voilà. Quindi a queste meccaniche qua il... a queste meccaniche qua a livello di combattimento il gioco. Molto interessanti. Grazie, Delvi. Grazie mille per il 26esimo. Sei venuto a vederti un po' di Pinocchio. Ciao, Denna Difra. Ovviamente non pronuncerò mai male. Come si chiama il film di cui parlavi ieri che devi vedere sulla cucina che ti ha consigliato un tuo amico? Yikes. Sulla cucina. Ah, The Bear. Oh, no. Ma che... Ora ho acceso l'aria condizionata. Ma che cacchio è successo, dai. Volevo la clip di questo. E poi ovviamente abbiamo incontrato anche personaggi di Pinocchio. Quindi abbiamo incontrato il gatto e la volpe, alle fabbriche e altri. Ciao gatto matto. Parlo del gatto e della volpe e mi salti te in chat. Secondo me non è una coincidenza, eh. Colpetto. Ora andiamo belli spediti e puliti, eh. Voilà. Spediti e puliti, e questa è la regola. Spediti e puliti. Non c'è tempo da perdere. Tu dov'è che arrivi? Voilà. Pulito e spedito. Ciao Adriano. Rieccolo, pronto. Al continuo. Siamo... Guardate, se vi siete collegati adesso, siamo appena entrati in questa miniera. In questa cava. Guarda, questi qua hanno i picconi, quindi... Va bene, volevate proprio che io scendessi. Eccomi qua. Mi sto agitando, eh. Mi sto agitando però, eh. The Bear è su Netflix. Porca paletta. Ponte non riesco a superarlo per davvero. Sembra macello. Aia. Mi sa che c'è un mob qua nascosto seduto e non vedo. Vedi? Ah, è qua. Eccoti. Io non ti ho mai visto prima. Via.
La terza barra è per degli attacchi speciali, gli attacchi favola. Per non farci mancare nulla. Ok, recuperiamo questo. Ole. Quelli li uso principalmente per sbilanciare gli avversari, perché poi c'è anche la meccanica dello sbilanciamento, che è importante. Il dottor Vero e... Come tutti. E Alessio. Grazie Alessio per il secondo mese, tutto bene. Poi è Alessio Nalesso. Io che ho problemi a leggere Nick, tanto per cambiare. Almeno qua non stai mangiando. E grazie al torneo per il 63esimo. Boh, io andrei giù a sto punto. Ora lo farei fuori però. Perché mi tiri un bel colpo, bello secco? Vieni. Tirami un bel colpo. Paura, eh. Oh, l'ha pulito, eh. Non fate arrabbiare Pinocchio, raga, perché sennò vi fa il culo. Andiamo. Cosa c'è qua dentro? Oh, no, lui no. Fatti sotto. No! Oh. E niente, sbaglio. Ho vinto. Sto coso qua è infamissimo. Quello era l'attacco speciale per sbilanciare gli avversari che ho utilizzato. Infatti mi si sono scaricate le barre in alto a sinistra del mana. Non so se ci sono le armi ciaddiche. Me lo auguro per Pinocchio. Oh, c'è un checkpoint. C'è un falò. Bene, possiamo andare avanti. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Ma perché non hanno i capelli? Perché è già passato così tanto tempo. Bel tentativo. Wow. Wow, sembra un posto abbastanza grande questo, eh. Che faccio? Scendo? Forse vado avanti. Oddio, mi hanno porca vacca, un'imboscata di burattini. Quello là sul tetto, come lo tiriamo giù? Sì,
Senza testa pure. Ok, c'è un po' di ragdoll. Fantastico. Devo dire che ha fatto bene. Tizio col forcone, se ti carica è finita, prima di iniziare. Ecco, guarda, 1v1 col... Allora, sono pronto. Ti tanco, te lo dico. Oh god. Questo mi ha stupito. Oh no. Il grillo mi dice che c'è una farfalla, eccola. Sono comuni a tutti i souls. Sono i classici mob che ti droppano roba se li fai fuori in tempo. Voilà. Esatto, come ci sono in Bloodborne, in Elden Ring, eccetera. Guida di Clara Luna. Eccoci qua, scopriamo cos'è Clara Luna. Clara Luna è il villaggio ubicato più a valle, dove i pellegrini si preparano per i loro viaggi. Dopo che San Frangelico incontrò l'angelo con un'ala sola e fondò la chiesa, Clara Luna divenne il luogo in cui i pellegrini venivano sollevati dalle carrucole fino alla cattedrale e si preparano per il pellegrinaggio. Quindi stiamo andando alla cattedrale, come ho messo nel titolo. Avevo sentito che parlavano della cattedrale dopo la fabbrica, me l'ha citato il proprietario Benigni, che sarebbe una reference a Benigni. Quindi stiamo davvero andando alla cattedrale. Bel tentativo. Quindi devo andare avanti di qua. Bella l'ambientazione. Mi sa molto di Dark Souls 1 questa cosa. Non so cosa mi ci sia là sopra, ma deve essere qualcosa di strafigo. E adesso? Non so cosa si sia chiuso, ma... Ok. Aia. Mio Dio, sto attacco. LOL. Non ci voglio credere. Comunque, vabbè, abbiamo imparato uno skip. Fregato dai tizi con il forcone. Non ci voglio credere. Io poi mi dimentico che ho anche il braccio sinistro da utilizzare. Ciao Giulia, benvenuta. Ti presento Pinocchio. Meglio così, va. Quanto è Dark Souls da 1 a 10? No, ha meccaniche troppo... su troppi diversi... giochi per essere Souls, Dark Souls proprio, no. Ma guarda un po'. Ok, ho fatto una strage. Dicevo che è molto diverso Dreadnought. È molto diverso secondo me. Cioè, no, non, di sicuro non a livello di combattimento gli somiglia, ecco. Convertitore di resistenza standard.
Tasso di riduzione danni fisici aumentato, da fuoco però diminuito, danni da acido aumentato di molto. O per l'acido, vabbè, però me lo tengo. Lo tengo in inventario. Questo era soltanto un mini dungeon tipo, va bene, arrivederci. Wow, devo prendere... Oh, bello. Non sono un esperto di Pinocchio, no? Però c'era un... C'era un lupo. Do you want to go up, child? La penitente si chiama. I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits. Ah, Giulia, l'ho fatto all'inizio di questa live, ma in breve. Pass, you must prove your identity. Adesso, Who aspettate. are you? Are you a stalker? Mentiamo. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. Bravo Pinocchio, menti. I'm a Stombi, grazie sinner. per la conversione di sub. Sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Come mi ha detto Geppetto, devo mentire per il bene degli uomini. Allora, mentre Pinocchio ci guarda negli occhi, provo a recappare ciò che abbiamo fatto fino adesso. Pinocchio, risvegliato dalla fata turchina, deve cacciare i burattini da questa città. Burattini che si sono ribellati agli uomini, sebbene siano stati creati con delle leggi, che di fatto impediscono di ucciderli. Non sappiamo per quale motivo. E hanno ucciso un sacco di persone. L'ambientazione è anni 800. Tipo, sì, XIX secolo. E il grillo parlante con noi, questo che parla. È ancora lanternina che ho dietro. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the pilgrim's journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. Lol. So, thanks for building it on a cliff, Saint Frangelico. I kid, Frangelico. Wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of the beautiful crot. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. Ecco, I've been your Krat. captain on this ride, Questa è la città di Krat. Questa è la live di oggi pomeriggio, siamo stati lì. Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. C'è la fabbrica di burattini che abbiamo chiuso. Annoyed. What I do? La stazione, l'hotel. Sure, it's fine. In realtà l'hanno... Let's get moving, pal. Aspetta, no, è vero. Guardate, l'hotel è là dove è sopra la mia testa. C'è l'hotel. E sopra la mia testa adesso c'è una zona dove non siamo mai stati. Magari ci andremo alla fine del gioco, sta a vedere. Sicuro. Ora stiamo andando alla cattedrale. Onestamente non so perché. Due burattini. Ma dove li vedi? Di cosa sta parlando il grillo? Cosa vede di strano? Io vedo persone morte. Tra l'altro, le persone sono tutte scheletriche perché noi siamo stati svegliati, Giulia, siamo stati svegliati giorni dopo questa rivolta di burattini. Siamo stati risvegliati dalla fata turchina. Mi riposo un attimo. Di cosa stava parlando? Oh diamine.
Ma è una... Parlava di questo. Ma che cosa mi stai dicendo? Un tipo uno zombie? No idea what those things are, pal. Approach with caution. No, no, è un mob normale, però stavo cercando di connettere dei puntini. Scusate, mi sono fatto ammazzare. Stavo cercando di connettere dei puntini. Il mob... Allora, stavo provando a darmi un po' una spiegazione per quello che è successo. Sembrerebbe, anche se non siamo ancora entrati in contatto con loro, che i burattini siano impazziti perché gli hanno in pratica sono creati da questa pietra blu che si chiama Ergo, che è quella che usiamo anche noi per curarci. Sembra che i burattini si siano ribellati probabilmente perché... Gli alchimisti, quelli incaricati di produrre Ergo, guarda che fa anche il sangue blu. Vedi? Hanno manomesso la quantità di Ergo che andava in ciascun burattino. Lo diceva anche il capo della fabbrica di burattini, prima che venissero inviati ad avere l'innesto di questa pietra. Diceva proprio che gli alchimisti ne davano sempre di meno. Mettevano sempre di qualità scadente. E di conseguenza i malfunzionamenti cominciavano ad essere tanti. Tuttavia, questo è un umanoide. Questo è un umanoide. Quindi non sta perdendo lubrificante o olio. Sono proprio persone queste. Ciao connina. Che diamine è successo in questo posto? Burattini che hanno mangiato carne umana? Dici che i burattini... Oh. È vero, guarda come si alzano. E sembra che nel loro cervello... Sembra che al posto del cervello abbiano quella pietra, no? Potrebbe essere un'interpretazione. Un po' sembrerebbe. Esatto, che gli esce dal cervello? Sembra che la pietra li renda umanoidi. Potrebbe darsi? Potrebbe essere un'interpretazione, ma non abbiamo ancora gli elementi per constatare il tutto. Quando San Frangelico cade ed esala l'ultimo respiro, gli angeli di Dio si occupano di lui. What is happening? Sono burattini morti. Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Qua ci sono dei burattini a terra, non sono uomini questi. Qualunque cosa sia, non va bene. Vediamo se soffrono l'elettricità, no? Beh, non posso dire che fossero dei burattini solo perché... Non so giudicare. Questa è la cattedrale? No, la cattedrale sarà quella. Guarda che bella che è. Dio, ti prego con tutto il cuore, ritira la tua ira da Kart. Ole...
Non ho le emote. Sono da qualche parte che non so equipaggiarle. Secondo me devo andare dall'altra parte, però. Non di qua, ma va bene, proviamo. Oh, c'è una persona qua. Oh, c'è una persona. Oh, diamine. Mercy, I beg you, don't Gianjo. I thought you were from the organization. Never mind. Gianjo? My name is Gianjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin for. Sto già mentendo, questo qua. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Guillaume, il cavaliere del re, trovò l'albero splendente sulla montagna rocciosa. I frutti dell'albero sembravano zecchini d'oro ed erano una benedizione miracolosa perché molti guarirono da diverse malattie e scamparono alla piaga. Il cavaliere euforico costruì un castello e si fece chiamare il Cavaliere Santo. Ma ricordate, cari viaggiatori, i miracoli hanno sempre un prezzo, a prescindere da quanti siano accattivanti. Sembra che si ricolleghi al cavaliere maledetto che ha fondato l'hotel dentro la città. Ti alzerai e ti occuperai della terra di Dio. Non appena l'angelo spiega le ali e abbraccia il santo, il freddo viene dimenticato. Mi piace, sta diventando un po' la Bloodborne, c'è qualcosa un po' di bloodbornoso in questo. Aspetta, devo riparlare con lui, scusami, me ne stavo andando. Grillo? Grazie. Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of an epidemic, it might be our salvation. Can you let me know if you find it? I'll give you this by way of payment. Cos'è che mi ha dato? Una pietra dei desideri? L'uso dei cubi consuma le pietre dei desideri. È possibile equipaggiare una pietra dei desideri su un cubo e ricaricarla tramite Gianjo presso uno Stargazer. La gente dell'antica Kraz sapeva come affidare un desiderio a una stella. La pietra dei desideri... La pietra dei desideri poteva essere messa in un cubo ricavato da un meteorite per manifestare poteri speciali. I'm headed to the Saint Frangelico Cathedral. You can find me there if you need me. Grazie, Tirano, ce ne siamo accorti allo stesso identico momento. Cartuccia della frattura Belford. Ah. Equipaggiato. Gianjo è molto carino, sì. Ma è di qua. Io purtroppo non è che ho una memoria così. C'è un qualcuno in Pinocchio che si chiama Gianjo? O Et Similia? Ciao Anaiz, dovete aiutarmi perché potrei essere a corto di memoria. Vedete?
Ma che cavolo? Wow, la campana. Ah, che emozione. Brividino. Brividino. Ho sentito un brividino per questo. Timerato. Prossimo. Tutti e due, proviamolo. Miss time. Però li ho fatti entrambi. Che vibes mi dai con questa cattedrale, mamma mia, che bello. Eh? E tu? Questa pure è una corona. Meglio stare attenti a questo qua, va? Wow, è caduta la... Grazie, grazie verdura spaziale, entra sempre con il botto. Io penso che la pietra dei burattini, con cui ho fatto i burattini, gli abbiano dato vita. In tutti i sensi, sono diventati umani. Questo è quello che mi sta facendo pensare. Spaccarti il braccio, Pinocchio. L'ambientazione. Non è proprio un bel rumore quello che sto sentendo. Spartiti del coro macchiati. La partitura originale è riconoscibile perché è ricoperta da un fluido blu. Qualcuno ha scritto: Angelo, perché ci hai abbandonati? La cattedrale mi fa paura, voglio andare a casa. Ogni notte c'è un mostro che piange nel seminterrato. Anche se canto gli inni, lo sento nelle orecchie. Sarebbe meglio se l'arcivescovo fosse con noi, ma è occupato a pregare. Angelo, ti prego, ascolta le nostre preghiere. Aiutaci a tornare a casa, per favore. Non penso che suonerà più nessuno. Invece continua a suonare. Che figata! È bellissimo. Mi piace molto come il concept di questa parte qua. Molto bello. Oh, ma io sto morendo. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Mi stavo crogiolando nella bellezza del concept di farlo al contrario. Oh,
Ciao. Però aspetta, prima recupero le anime. Mi stavo troppo gasando. È al contrario. Cioè, tu arrivi e c'hai il... Immaginatelo... Aspetta. Cioè, di solito tu cosa fai? Entri dalla cattedrale, arrivi qua, combatti, poi vai dietro e c'è il falò. Invece qua è creato al contrario proprio. Eccomi. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Crot. The people of ancient Crot knew how to bottle a wish upon a star. Affidare un... They claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite. It's said to react to someone who has ergo and grant them special power temporarily. Che sia il modo in cui mi ha richiamato la fata turchina. Io non sono un persecutore, ma va bene. Eros Villain. Ok, andiamo avanti. Devo arrivare al piano terra della cattedrale, quindi passando da qua. Giustamente sotto c'è la cripta. Non male. Bravi. Bene, c'è un buono studio dietro. Cos'è quell'orobo là sopra? E bene, ma qua c'è la follia, cioè. Quest'acqua si può toccare? Deperimento. Se deperisco, cosa mi succede? Mi diminuirà la vita, immagino. Vediamo. Ok, sì. Ah. Queste sono persone che hanno mangiato l'ergo. Ma è una pietra. Se la sono infusa. Se la sono infusa in endovena. Beh, una spiegazione ci deve essere comunque. Oh, diamine. Aspetta, però. Parlavano di un esperimento andato a male che trasformava le persone. Aspetta. Si parlava anche di persone che sviluppavano delle perché poi c'è, oltre al problema dei burattini nella città, c'è anche il problema del morbo. Il morbo che pietrifica le persone. Quindi sono due strade parallele, ma che secondo me in realtà si intrecciano. C'era scritto che un dottore, prescrivendo una medicina diversa, sempre data rispetto a quella data dagli alchimisti, ha trasformato le persone in dei mostri. Cioè, qua è soltanto drop di ampolla che purifica, ampolla che riduce, ampolla che purifica. Dami, grazie per il raid, benvenuti, ragazzi. Come stai, Dami? Oia. Oh, yeah.
Mio Dio. Non... È comunque umanoide, guarda quello. Quello si è addirittura... Ah. Non ho ancora delle spiegazioni, onestamente. Bella, Dami, bella a tutti. Non ho ancora delle spiegazioni a riguardo, eh. Grazie, Dami. Sì, allora, ok, allora non ti faccio spoiler, Dami. Oh, diamine. Bravo, parcheggiati lì. Guarda come stai bene. Ah, ci stai proprio bene. Ho pensato anch'io alla città infame, con ste ruotine qua. Goodbye, my lover. Devo dire che questo pezzo è abbastanza... è molto infamino. Ah, quindi non posso parlare di ciò che succede. Serve un... Oni, stasera assumiamo un nuovo moderatore. Va bene? C'era Manf. Non so se Manf ci sta seguendo. Sui Souls lui era il numero uno a dare una mano. Insieme a Cane Pazzo. Però Cane Pazzo non vuole guardarlo, che deve giocarci. Tu, Oni, lo stai giocando, mi sembra brutto. Qua devo andare. Oh. Eccolo, ma... Che rischio. È un bel labirinto sto pezzo, eh. Però dovremmo avercela fa... Esattamente, no. Cos'è che fanno in sto posto? Molto. Molto, molto mi sta piacendo. A parte lo spavento. L'arcivescovo è morto. È ancora in vita, deve sfuggire alla morte. Quello rumorino che non mi piace. Vola. Tu, Manf, lo giochi? È bella la fortezza di Sen. Sì, hai visto? Io penso più a quella che alla città infame. Però c'è un po' tutto, eh. C'è un po' tutto. Oh. Ecco. C'è un po' tutto. C'è un po' tutto. Ma devo saltare? Tu sei pazzo. Non lo farò mai più. Ah, qua lo... Ok, questo è la shortcut. Perché ora lo faccio salire, perfetto. Oh.
Giustizia è fatta. Oh oh. No, mi attacco più forte. Oh, riconosco lo pattern. Shit. Sì, beh, penso che tutti i giochi così devono essere referenziali. Meno male che sono morto, ma mi sono sbloccato la shortcut, va? Che figata, il posto è da 9. Dov'è che si sale? Ho sbagliato posto, mi sa di sì. Sì, mi sa che ho sbagliato posto, ok. Ok, sì. Stavo per lanciarmi nel vuoto, eccomi. Rispetto a Bloodborne manca dell'effetto unto. Beh, c'è da dire che un po' ce l'ha. Però è sporco al punto giusto, ecco. Perché Bloodborne effettivamente eri proprio immerso nel sangue. È necessario un connettore di legione per creare un braccio a legione presso la macchina di creazione di venini. Ok. Buono a sapersi. Mamma mia, come ti volavo giù. Devo essere morto. Ok, adesso mi devo far fuori il tizio. Piaciuto? Rifate la vita.
questo è un bel mob, eh. Questo è un mob abbastanza... abbastanza cattivello, eh. Però lo posso fare, forza. Forza, Pinocchio. È solo un po' cattivo. Un pochino più cattivo degli altri. Nulla di cui spaventarsi. Abbiamo visto di peggio. È solo un po' cocciuto, niente di più. Adesso spacco la tastiera. E che cacchio mi uso sta roba? Tanto non attraverso... Oh. Ha una testa di amigdala al posto della mano. Esatto. Però è lì. Ora gli facciamo la sorpresa a questo, capito? Ma ci vado molto pesante adesso, fin dall'inizio. Via. No, l'ho... Duretto, eh? Vabbè, però. Vedi? E ora crepi. Ovviamente. Mi ha dato il quarzo, cavolo. Questo sì che è importante. Ed era pure opzionale, godo. Ciao MK. Ciao Babylon, buonasera, grazie. Grazie Babylon. Scatola di rifornimenti di Krat. In grado di espandere il negozio di Polendina. Ok, grazie per la info. Andiamo avanti. Stiamo andando. Ora sì che stiamo andando a fondo. Occhio, qua ho paura poi. La cattedrale. Oh. Dove sei? Una suora. I'm surprised to see who's well alive. Where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. C'era una scala. From the petrification disease or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness?
Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. I can't die. But perhaps this can help me live again. Please, bring me the holy mark as quickly as you can. I can't die. Wow. Nel dark più totale. Tornando su perché me l'hai chiesto, Apple. Mi sto fidando di te. Ciao amico chimico. Cambio la skin per te allora, guarda. Voilà. C'era una scala. Ah, sì, è vero. Mi serviva per attaccarlo dall'alto. Forse era più facile del previsto la fight. Se l'avessi utilizzata durante la boss fight era molto più facile. Uso questi così mi aumento i soldini. Gli ergo. E ora vado a livellare e poi continuiamo. Ma chi è che suona la mus? Chi è che suona l'organo qua? Ho un po' paura. Adesso scopriamo che la bestia in realtà è l'arcivescovo. Sta a vedere. Mi spiace per lo spoiler, Roni. Farò soltanto verde. Wow. Spero non sia la faccia vera di un asino. No. No, è un tizio che va l'asino come maschera. Ma ci sono anche il gatto e la volpe come maschere e personaggi all'interno del gioco. È così che li hanno inseriti. Polendina. Scusami, tu non sei polendina. Polendina. Non ho dischi, mi spiace. Niente musica. Volendina? Probabilmente lo... Sì, ce l'ho. Devo soltanto giocarci, ma... Dov'è? Io ho un po' un problema. Polendina... Non mi ricordo nessuna polendina. Questo è un problemino. Ma quello è... Joy! Voilà! Ho comprato tutto. I always welcome friend. A meno che... Io ho organizzato tutto secondo le regole, per cui non toccare niente. Eugenie, va bene. E invece il gatto... Sempre, oh. Oh, non gli piaccio proprio ai gatti, in sto posto. Mannaggia, scusatemi. I know my way around a weapon. Vorrei potenziare la mia arma. Ho un po' esagerato con le potenziamenti, ma ci sta.
Vigato non si fida perché sei un burattino, è molto probabile. Poi io quello che potevo fare l'ho fatto. Polendina, perdonatemi, ma l'avrò lasciata, ho lasciata indietro, strano. Validissimo, è originale, Micio. Polendina, sei tu! Ma eri il maggiordomo, tieni. This is a supply box. Officially approved by the city of Krat. Certo. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. Welcome to hotel. Ora mi vendi una mela? Mela dal rosso brillante. Una mela rossa appena colta. Sembra molto succosa, dolce e rinfrescante. È particolarmente preziosa. Questa la diamo al gatto e la volpe, come minimo. Compriamo un po' la mela. Scusami un secondo, il gatto e la volpe... Dobbiamo fare due cose, raga. Allora, dobbiamo prima finire la... dobbiamo prima finire la tragica storia della signora che ha perso sua figlia. Dobbiamo riportarle il burattino, la bambola, facendole pensare che sia sua figlia, mentre in realtà la figlia è morta. E la mela, secondo me, devo darla al gatto e la volpe. Magari più avanti. Intanto me la tengo nell'inventario. Polentina, polendina, siamo lì. Dove... Io non mi ricordo minimamente dove siano il gatto e la volpe, però. Cioè, no, scusami. Dove sia la bambola da consegnare. Devo andare... devo andare avanti da qua, sicuro. E non so gli skip. No, dovrei essere arrivato. Vero? Sì, sono già arrivato, ok. Eccomi. I could sense her from miles away. Cosa faccio? Oh, my sweet Elena. Lei mi tende la mano, vedi? Non la... Please let me hold her. Ma perché gliela dai, Pinocchio? You're there, my baby. I missed you so much. Mi ha riscattato il cambia skin, Ninja. What do you think? My baby adorable. Io glielo dico che è un burattino. Non vibrare, joystick del tubo. Le dico che è un burattino. Le dico la verità. What's wrong, kind one? This is my baby. My sweet. È morta tua figlia, ti ho dato una bambola. You to lie. Wow. Do it. That road leads to nothing. Molto delusional. I should know. I am so grateful to you, kind one. Please take this token of gratitude. Vabbè, ti ringrazio. Tragica storia. Grazie al cielo non poteva vedere che aveva la testa... La faccia d'asino, la signora. Le si stavano... Lei non capisce che è una bambola, perché si fosse perso la live di pomeriggio. Lei non capisce che è una bambola perché il morbo ti pietrifica e a lei hanno cominciato a pietrificarsi le palpebre. Dato che era malata, la sua famiglia le ha portato via la bambina. Sono rinchiusi nel municipio della città. Tuttavia sono morti tutti al municipio. Lei, rimasta da sola in appartamento mentre comincia a essere pietrificata, è stata, oltre che essere abbandonata, ci incontra e, secondo me, egoisticamente
ci chiede di andare a prendere sua figlia. Poi vabbè, sua figlia in realtà è morta, però comunque è, comunque sia, è una cosa molto egoista. È molto egoista da chiedere. Ciao, Brugola. Oh, paletta, siamo proprio nelle catacombe, siamo, eh. Mi ha detto la parola con la C, mi ha detto. Mi ha dato del C. Questo posto non sembra bello, eh. Dei tentacoli a terra. Ma che spavento. Ma buon viaggio. La situazione qua è tragica. Ecco perché la cattedrale è stata costruita e ricordata. Pellegrini, adorate l'angelo misericordioso. Adesso si scopre che è Cthulhu. Il mio plot twist preferito, probabilmente. Allora, signorina. Ma questo? C'è un ascensore lì. Un'idea. Allora, non sappiamo se queste persone sono a uno stadio diverso del morbo, perché di fatto si viene pietrificati e si muore se becchi il morbo. Non sappiamo. Damage. I can't find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Grab my share? Chi sei? Sei la volpe? Oh. Ali d'oro. Potrebbero essere anche burattini, ma... Sure, I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. Beh, si chiama Ali d'oro. You don't know who I am. Preposterous. Ma che bella arma che hai. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound, treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized.
Hotel Krat. Of course. Ho sbagliato. And it's still safe and sound, you say. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. Ho sbagliato, devo mandarlo alla fabbrica. Mi pento di averlo mandato all'hotel. Aspetta. Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. Wow, però mi dà della roba strafiga. Uccidi nemici forti per... Ah, questo qua è il vendor per l'ergo raro. Beh. Allora, porca vacca, che bestia. Permette di schivare anche con poca energia. Aumenta l'attacco dell'arma in proporzione al numero di slot favola. Se guardia perfetta riesce, aumenta temporaneamente i danni inflitti con dagli attacchi con armi. Questo è carino. Ora, io non vorrei essere, ma... La spada... Questa è ignorantissima. È anche strabella. Pesa un botto. Comprata. As a descendant of aristocrats, in quanto discende di families, I have a duty to the common people. I live my life for. No, non carico l'ultimo salvataggio, no, ormai l'ho scelto di portarlo all'hotel. These items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden wings shine. Ah, mi fa vedere il cosino, carino. Perché vedi, le ali d'oro sono queste qua. Lol. Vabbè, comunque sì. L'avrei dovuto mandare dal gatto e la volpe alla fabbrica. Mi pento. Andiamo avanti. Begli oggetti, nulla da dire. Ah, e qua posso soltanto tornare indietro? Ah, splendido. No, ti hanno hackerato l'account allora, mi sa. More funky. Possibile? Fantastico. E allora mi prende in giro sto gioco. Come ci arrivo lì sopra? C'è qualcosa che non vedo. Devo salire lì sopra io. Da lassù. Anch'io mi trovo il Prime abbonato in automatico a persone che non conosco. Cambiate. Mettete il Double Factor Authenticator, raga. Eccola qua la strada. Wow, che spavento! Loro dicono il Prime, quindi non è impossibile che gliel'abbiano regalate, se è il Prime. Vediamo cosa c'è di qua. Cecil sta di nuovo male. Oggi i fratelli Adams l'hanno trovata incosciente sul ciglio di uno strapiombo e l'hanno riportata indietro. Se si tratta di un lieve sonnambulismo va bene, ma temo che sia di nuovo la sua vecchia compulsione per il sangue. Cecil, il sangue. Conosco le sue forti convinzioni meglio di chiunque altro, quindi è davvero un peccato. Dio sarà contento della penitente.
Forse deve chiedere l'espiazione per aver visitato l'isola degli alchimisti. Ho in mano la reliquia, grazie a Cecil. Non permetterò più a quei bastardi di rovinare Krat. Questa purificherà la città. Forse è stato un errore accettare quei ragazzi fin dall'inizio. Saranno gli alchimisti? Questo disastro è stato un giudizio divino. Avrebbero dovuto essere allontanati 30 anni fa. Ma questa sarà la fine. Krat è una città benedetta da Dio e io, Andrews, verrò a salvarla. Perché io... puntini puntini. Continua. Marchio sacro dell'arcivescovo. Questo è quello che mi chiedeva lei. Questo è l'alloggio, mi sa. Mizzica Pinocchio. Mi sa che ho preso un oggetto che voleva lei, forse, della quest. No. Dov'è sto... Allora era un amuleto. Allora, calma, devo fare due robe. Ok. Aumenta il limite di peso. Anche perché sono... ero pesante, adesso sono abbastanza pesante. Devo stare attento al peso, eh. E non ci sto facendo troppo caso, ma... è importante. Ma il coso dell'arcivescovo dovrò... calma. Devo riportarlo alla suora. Ah! Ottima mossa! Figata. Vabbè, oh. C'ha un braccio, c'ha. Ok, diamo il coso alla suora. Oh, thank you. Just seeing the Archbishop's holy mark. Le piace il sangue? It's a reminder of the quiet power of faith. Vediamo. I'll remember this forever, Stalker. L'arma che hai comprato non la puoi mettere ancora? Sì, potrei, ma non è... non so se è forte come quella attuale. Aspetta, cos'è che mi hai detto? Scusami. It's a reminder of the quiet power. Lo ricorderò per sempre. Montiamo l'arma. Aspetta, ma non me l'ha data? Ah, è già così, basta. Questa è così, punto e basta. Bello. But still we go. Andiamo a vedere cosa ci attende dietro la porta. Via. Vi cantate lode poiché un nuovo santo è giunto. Io, Sant'Andreus, consacrerò questa terra.
Ma che... Ma che... Piace? Piace la mia maschera? Si sta arrabbiando, eh? Peccato. Quanta vita gli ho lasciato. Diciamo che abbiamo delle risposte però da questa boss fight, eh? Abbiamo delle risposte ad alcune domande. È umanoide? Sì. Perché il nome del boss lascia poche... Lascia davvero poche interpretazioni. Un po' di risposte ci sono. Quasi first try. Facendo
Ops. Let's go. Let's go, let's go. Oh, c'era una lettura sul Alidoro. Lo battiamo adesso, forza. Che brutto che sei. Arrivederci. Vinto io. Forse non ho vinto io. Aveva un po' troppe poche mosse. È bellissimo. È qualcosa di bellissimo. Raga, è qualcosa di bellissimo.
Wow. Wow. Raga, ma è bellissimo. Cioè, bellissimo. Bellissimo. Emozionantissimo. Lui capisce, lui è senziente. Ma lui dice: dove sono tutti? Secondo me è un po' strano, perché a volte dice, nei sottotitoli ogni tanto li leggevo, diceva: quest'ala dimostra che sono stato scelto da Dio. Però dall'altra parte, quando muoio, dice: dove sono tutti? Perché sento sapore di sangue? Quindi non capisco effettivamente se è contro, se c'è un qual, se si è corrotto. Penso che dipenda dal lato in cui lo giro, sai, Ninsua, non è in tre parti il boss, saranno due soltanto. Sono pronto, Ninsua. Maledetto. Ciao Sax, grazie per la sub. Ne fa tre ogni tanto, fa lui. Non vedevo la telecamera. No, voglio... Non capisco quello che dice lui. A parte la boss fight, stavo provando a cercare di girarlo di spalle per vedere se potevo combattere contro la coda invece che contro la testa. Se riesco a girarlo ce la faccio, però no. È incavolatissimo Pinocchio, Ninja, non bisogna toccarlo.
Come ti permetti, bestia? Eccomi. L'attacco più forte me l'ha... Ah, il mio attacco più forte me l'ha stunnato semplicemente usando la lingua. Vabbè, ma non dovrebbe essere parriabile, dai. L'hanno studiato proprio, proprio... Cioè, non è parriabile, è proprio danneggiabile. È proprio stupida sta cosa. Io lo volevo proporre da regalare a mio nipote. Quanti anni ha tuo nipote, Brugola? Sì, grazie per avermi spiegato come funziona la modifica allo stato. Era stata ottima questa run. Se non fosse che mi ha interrotto l'attacco più forte. A 6 anni? È un Souls, non puoi regalare un Souls a chiunque, a un bambino. Gli vengono gli incubi. Calcolato bene. Calcolato male. Vabbè, qua raga, sono disperato. Adios. Dici che fuoco lo cucino meglio? Ehi. Oh dai, che forse è fattibile. Vai.
Ok. Scusa. Pensavo fosse a corto raggio almeno. Devo tanto correre, quindi. Non devo, devo togliere la mira e correre. Porca paletta. Mesto, grazie per il 20°. Se avessi fatto meglio la, la parte iniziale, me l'avrei avuto in pugno. Dai, che non è difficile, forza. Devo fare meglio la fase iniziale. È mio, eh. Non ci voglio credere. A volte lo fa da due, a volte lo fa da tre, non capisco mai. Capito forse, devo guardare fin dove arriva il braccio quando mi fa l'attacco con la zampa sinistra. Così capisco se ne fa tre o due, dai. Devo stare attento a quello, forza. Così so se devo o non devo attaccare. Dai che è tranquillo. Ovviamente ne fa tre. Oh. Non sembra avere una bella cera. Vabbè, se non mi avesse glitchato nella porta sarebbe stato anche più divertente questa run. Via, via. Brutto stronzone.
Ok, ho capito, non gli piace giocare con me con la coda, vedi? È molto più facile giocare con l'altra parte del corpo. Vedi? Sì, sì, quello che faccio qua è sbagliato. Non devo cercare di attaccarlo da dove c'è la coda. Cioè, quello lì è soltanto un momento della boss fight. Lui esce, ma non è lui il vero corpo. Il vero corpo comunque sia, lui vuole attaccarmi con quell'altra parte di sé. Quindi devo completamente ignorare. Stavo provando a obbligarmi a combattere la coda, ma non è stupida come idea. È solo un momento in cui devo combattere il tizio. Il resto gira tutto intorno all'altra fase. Come on. Ma va a cagare, dai. Non c'ho neanche voglia di combatterlo. Dopo che mi ha messo tutti sti colpi stupidi, guarda. Più che altro perché a differenza delle altre volte, nella fase 2 si lancia proprio in avanti quando ti fa l'attacco rosso, quindi ti segue bene. Nella fase 1 non ti vuole schiacciare, cioè rimane abbastanza su se stesso. Quindi è piuttosto semplice nella fase 1 schivarlo. Nella 2 proprio ti viene addosso. L'ho testato 2-3 volte, mi sono lasciato un po' andare. Oh, basta interrompere sto attacco, che noia. Boiata. Ora basta. Ma che attacco di merda che è questo? Il più importante, ma anche il più schivabile. No. Mi è finito il fuoco, mi è finito.
È finito il fuego. Eccolo lì. Braccio di Dio? È un caso che abbia il braccio... Forse è collegata la cosa. Cavolo, senza l'ampollina lì è un disastro per me fare sta boss fight, però, eh. Il mio primo try è stato il migliore, paradossalmente. Come on! E vabbè. Ora non ho più energia per schivare. Oh Gesù. Cosa? No! Mi si è seduto sopra! Mi si è seduto sopra! Mi si è seduto sopra perché ha scaricato il raggio e fa danno a Oe perché gli pesa il sedere. Mi ha appoggiato il sederone in faccia e sono morto. Gli ha fatto una streak. Gli ha fatto una streak di danno. Adesso in fase 2 ci vado secco e gli tiro tutte le mine che posso tirargli. Maledetto. Oh. Raga. Ora lo spacco. Mamma mia quanto male gli faccio. Due volte di fuoco. Ah, me l'hai rotto l'attacco speciale, eh?
perdere tempo. Sto orologio. Pinocchio, sto orologio, guarda. Altro che il battito del cuore, che c'è l'orologio. Sto giro ti metto una bomba al posto del cuore e andiamo a crepargli in faccia, almeno salti in aria. Ah, abbiamo due grandi problemi. Il primo è fare i parry giusti a questo. Facciamoli bene. Uno. Due. Prossimo giro. Migliorabile. Uno. Due. Arriva il terzo. E tre. Bravi, senti che lo sai fare. Bravissimo. È stato molto bravo Pinocchio. E adesso una bella sberla. Facciamo pure l'attacco speciale a questo, guarda. Voilà. Ok, questo Pinocchio è un problema. Perché non so come possiamo aumentare. Pinocchio. Solo perché mi ha fatto due volte l'attacco di lingua di fila. Ecco, se mi fa due volte l'attacco con la lingua, io muoio. Situazione davvero tragica. Situazione davvero tragica qua. Molto bene. Molto bene questa parte. Okay.
Finally. Non c'è l'audio. Godo comunque, non c'è l'audio, non me ne frega niente. Se... cosa sta succedendo? Che sta... what? Che sta succedendo? Ok. Senza audio. Non c'è. Ok. E lui che ride. Probabilmente così. Gli effetti sonori probabilmente sono così. Cioè, fammi capire. Ho ucciso lui dall'ergo di queste di tre bocche. Wow. Mi spiace per il... mi spiace per l'arcivescovo. Sembra che le anime dei boss che ho battuto fino adesso, quello al municipio, quello alla cattedrale e non so quale fosse l'altro, a dire vero. Così su due piedi non l'ho riconosciuto. Probabilmente quello dentro la fabbrica. Si siano riunite, siano andate in un posto che ho credo di aver anche capito dove si trovi. È alla fine dell'altro del ponte che collega l'hotel. Se è quel posto che ho visto dall'alto, inizio live. God's name happened here. Oh, I haven't a clue myself. There's got to be someone at the hotel who knows something. E sono. Dite addirittura al boss finale, mi sembra assurdo. Oh. Avanzo fino al primo checkpoint. Oh diamine. Oh. Una trappola per orsi. Devo trovare un checkpoint e tornare all'hotel. Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. Bloodborne vibes, eh? When some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat. Quando la marea rifluisce, tutte le barche affondano. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receipt. Buonanotte, Anaiz. Ciao, Brugola, grazie. Ok, qua c'è un check. Ora torniamo all'hotel, va. Sono successe davvero troppe cose e bisogna capire qualcosina. Geppetto avrà qualcosa da dirmi, no? Vedete che c'è questo ponte qua sulla destra dell'hotel? Sembra che quello sia collegato proprio al... che sia proprio collegato lui a quel posto che si è caricato di energia ergo. Mm.
Sempre. Ciao, Brugola, buonanotte. E niente Lies of P alla nipotina. Anzi, al nipotino. La vittima of the petrification disease turned into a monster. That's just tragic. Could the disease lead to puppet frenzy? Il nuovo petrificante potrebbe battere la fine, ma come? No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease. Ecco. But puppets shouldn't frenzy either. Il burattino dovrebbe non avere intere folle. I made them to obey and protect humans. Not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment, with a lie at the root of it. That's why my only wish is that you stay a good boy. No resentment. No lies. Beh, intanto per entrare qua dentro ho dovuto dire delle bugie. Vediamo un po' la cattedrale. I had hoped for good news. But everyone's dead? Morti tutti, sì. How terrible. I remember the Archbishop fondly. To think he became such a monster. Even the puppet frenzy isn't as shocking. Sto posto più vado avanti più diventa terribile comunque. È l'acqua? Secondo me il quartiere Malum. Water supply might be tainted too. I don't know what's happening in the Malum district. The Black Rabbit Brotherhood. La confraternita dei conigli neri si è impostata nel quartiere. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy. È quello in Pinocchio c'era, no, il quartiere dove c'erano dove non doveva andare. Dove ci mostra impazziti che in cerca. Poor people. They need your help, son. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. Ho capito, queste sono le nuove zone. After all, I detected the strongest wave of ergo there. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. Quindi questo dovrebbe essere tipo il finale, il quartiere Rosa Isabella, comunque è una delle zone finali del gioco. Quindi in sostanza dovremmo continuare ad andare avanti dopo la cattedrale, perché sembra che sia l'acqua collegata. Questo è quello che dice Geppetto. E il problema è l'acqua che porta le persone a essere mezze pazze. Cerchiamo altre informazioni. Esatto. Il mob trasforma in pietra, non in mostro. Eh sì, ci sono, li abbiamo visti. Parliamo di dei poteri. They call me a listener because I can hear ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. Sempre nascosto di poter parlare con i burattini. That I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please save Krot. Va bene. Va bene. You're full of change. I wish I was back in Krot. Krot was a city of light. Vediamone ancora. I'll use my power to... Niente. Pensavo mi dicesse ancora delle cose della lore, va bene.
sono un po' alleggerito. Io cercherei soltanto il lupo a questo punto. Eccolo qua. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's man. Vediamo chi abbiamo parlato nell'hotel, va, prima di chiudere. Paying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ego of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Allora, mi vende il tridente del patto, che scala in tecnica, quindi non... Equipaggio effetto. Ha una probabilità di non consumarsi con l'uso delle celle a impulso. Cioè? Questo amuleto è il ricordo di un burattino che veniva definito un eroe. Ha una probabilità di non consumarsi con l'uso delle celle a impulso. Cosa vuol dire? Cioè che... se uso una cella a impulso, non la spreco? Vabbè. Il martello che ha lui è veramente figo, sì. Ma questo è un ombrello. Una preziosa spada flessibile a sette spire conservata nella torre dell'officina. Neppure Geppetto è riuscito a riprodurre questo splendido capolavoro. Il testo rimasto inciso sulla reliquia orientale è stato fonte di ispirazione ai tecnici dell'officina. Un'arma di autodifesa dorata dal capo dei bastardi. Si può camuffare da ombrello, ma mostra i denti al momento dell'attacco. La dignità sociale non emerge solo in sala da ballo, ma anche sul campo di battaglia. Il capo dei bastardi non ha perso la sua compostezza in nessuno dei due ambienti. Un tridente rituale che si trova nelle rovine di Trismegisto. Vabbè. Non prendo ancora niente da lui, allora. Andiamo avanti. E fai bene, micio chimico. I'm an old friend of Geppetto. Make yourself at home. If you have any questions, va bene, possiamo suonare il pezzo della... Vai, suona il pezzo della... Basta? Niente, non sa suonare il pianoforte, questo abbiamo capito. Eppure cioè, aveva gli spartiti, vabbè. Bravo Pinocchio. Io direi che abbiamo fatto. You know that stalker? The Hound? Is it true you brought him here? Wow, I didn't know he was still alive. Thank heaven. Eugenie non va proprio bene questa cosa. I haven't seen him in person, and I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? Che ti ha salvato la vita. I'm so glad that someone so kind has reached safety. Ma come? And speaking of safety, ma non mi ha mai salvato la vita. Care of yourself out there. You're not the only one who's curious. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. Of the morning, del mattino, quindi oriente. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. È una grande esposizione. Took charge of planning for the grand exhibition. Poi sono morti tutti. That's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I suppose my only connection to them would be weapons. So
Vabbè, in realtà non gli ho detto nulla a lei, ma va bene. Oh, allora, altra l'impugnatura. Porta a genere manovelle per far alterare le impugnature delle armi. La proprietà di ciascuna impugnatura si potenzia. Questo qua è per far scalare le armi, bene. Puoi cambiare la proprietà di grado una volta. Ok. Tipo ora qua posso far scalare, ecco, vedi, in A, la mia... Ok. Spada flessibile, posso farla scalare in forza ad A. Ma non è male. La facciamo così. E così. Bomba. Così posso usare anche l'altra. ...189 più 109. Questo è più 5. Vediamo quanto faccio. Prossima live ho una bestia di arma. Così spacco il burattino. No, non lo spacco. Oh, non ho ancora... Non riesco a farlo fuori, eh. Ok, vediamo cosa succede. Ma lo posso distruggere? No, rimane un HP. Beh, fatto bene. Va bene. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo fermarci qua, ragazzi. Seconda parte, con Pinocchio che va alla cattedrale e scopre i suoi segreti, si termina in questo momento. Però non sappiamo ancora cosa sia quest'altro problema. Anche Geppetto, alla fine di tutto, ci chiacchierando, non ha capito come si colleghino le due cose. Ha teorizzato un discorso, ma nulla di convincente, a dire il vero. E quindi non abbiamo risolto nulla. La frenesia, i mostri, niente, zero. Il morbo, nulla. Sarà per la prossima puntata, continuiamo da qua. C'è da ricollegarsi alla cattedrale, sembra che l'ipotesi è collegata all'acqua, ma ne parliamo all'inizio della prossima live di Lies of P. E... mi spiace, Trancor, manco fosse l'una e mezza di notte passata. Tu mi chiedi sempre, è l'1:40. Tu mi chiedi sempre quando vado live la sera, poi ci sono e tu non ci sei, sei incredibile. Vi mando un abbraccio, vi ringrazio tutti quanti ragazzi per avermi seguito fino alla fine, spero vi sia piaciuta la live con Lies of P, continuiamo la prossima volta con la puntata numero 3. Una buonanotte a chi c'è e una buonanotte, una buona giornata a chi fa rewatch della live. Fate i bravi e buonanotte ancora.